Presentato nella mattinata di sabato 4 marzo, il programma dell'edizione 2017 dell'antica Fiera di San Gregorio. Alla conferenza stampa, tenutasi nella rinomata cantina Valdoca di Valdobbiadene, sono stati presenti le principali autorità e gli organizzatori della manifestazione, che quest'anno si terrà dall'11 al 13 marzo. San Gregorio 2017 e fare rete è quello su cui stiamo puntando come amministrazione. Abbiamo iniziato negli anni passati e continuiamo. L'anno scorso avete visto c'è stata Città Europea del Vino con i 15 comuni della DSG che per la prima volta hanno candidato una denominazione in una singola città e abbiamo fatto un lavoro di squadra per cercare di promuovere il nostro territorio. Adesso lo facciamo nuovamente con San Gregorio, in cui portiamo avanti il gemellaggio che già c'era con Longarone Fiere e MIG, la Mostra Internazionale del Gelato, e arricchiamo ulteriormente la serie di servizi che vengono offerti, facendo anche un gemellaggio con l'Oria e Bessica, la Fiera della Floricoltura di Bessica, con cui abbiamo iniziato a collaborare da quest'anno. Noi saremo presenti da loro a Bessica con uno stand che venderà e presenterà i prodotti delle piccole produzioni locali, quindi i salumi, i saccati, il miele, e ci saranno anche i nostri formaggi di malga, e un ulteriore stand in cui presenteremo il nostro prodotto per eccellenza, il prosecco. E a loro volta l'Oria sarà presente a Valdobbiadene con uno stand di Bessica, in cui cercheranno di rendere la nostra bellissima piazza ancora più bella, facendo un piccolo giardino fiorito e presentando la loro eccellenza, quindi la floricoltura di cui Bessica ne è la fiera. Abbiamo appena concluso la conferenza stampa di presentazione delle iniziative collegate all'antica Fiera San Gregorio in questa edizione del 2017. Ci sono alcune novità come ogni anno. Quest'anno è una novità che è sempre collegata alla nostra montagna e ai nostri sentieri. Mi auguro che possa avere successo anche questa, perché è una bella iniziativa particolare, interessante. In Villa di Cedri avremo i lama e gli alpaca con il Valdo Lama Trek, questa iniziativa privata molto interessante, che consiste nel avere a disposizione lama e alpaca per dei percorsi attraverso i sentieri delle nostre montagne, partendo da Piazza Pianezze per raggiungere le malghe e i vari contesti di valenza paesaggistica della nostra montagna. E lungo questo percorso, questi percorsi con i lama e gli alpaca, animali docilissimi, simpaticissimi, con i quali si instaura una sinergia particolare, sarà anche possibile assaggiare le piccole produzioni locali, i prodotti tipici del nostro territorio, quindi un'esperienza sicuramente interessante. Altre novità che interessano questa edizione di San Gregorio è aver puntato molto sul paesaggio, sul territorio, paesaggio vitato, e quindi i convegni che riguardano appunto la viticoltura, ma anche e soprattutto paesaggio della nostra montagna. Ieri abbiamo avuto la serata con la presentazione in anteprima del documentario di Giovanni Carraro, maestoso Cesen, e ha avuto un grande successo di presenze e ha stimolato una curiosità nelle persone, partendo da cos'era la nostra montagna Pianezze Cesen a cosa è adesso e cosa potrà essere. E quindi riflessioni anche sul tema appunto del nostro territorio più ampio, che è un territorio dalle caratteristiche eccellenti sotto molti punti di vista, riconducibili in gran parte a quello che è la nuova sfida, che è il riconoscimento della candidatura a patrimonio dell'umanità del nostro territorio. Siamo abituati alle cose fatte in grande, quindi abbiamo questa grande cornice dove incorniceremo il fronte della villa. Per tutti gli appassionati dei selfie potranno ritrarsi all'interno di questa cornice con lo sfondo della villa. Ci sarà un'altra installazione di rilievo realizzata dal maestro cioccolatier Dalla Vecchia, Mirko Dalla Vecchia, una scultura in cioccolato di una tonnellata
e realizzeremo una ulteriore installazione, copriremo una volta, realizzeremo una volta fatta con degli uccellini colorati tra i cancelli d'entrata e il fronte della villa. Quindi siamo felici di invitarvi tutti nel parco della villa e di godervi questi 3 giorni di primavera. Oltre a Villa dei Cedri, anche il Celestino Piva, novità. Sì, per non lasciare vacante il Celestino Piva, sede storica a cui siamo tanto affezionati, siete tutti invitati a visitare la mostra Terza Immagine a cura di Diego Landi e Luigi Voltolina, che sarà intervallata con delle interpretazioni musicali realizzate da 4 gruppi che verranno a Valdobbiadene, da Bologna, da Ferrara, da Venezia e che intratterranno i visitatori della mostra nell'arco dei 3 giorni.